Grazie Presidente. Quando si arriva al termine di un incarico è un po' anche l'occasione per voltarsi indietro e rivedere che cosa è accaduto e come siamo cresciuti. Io credo che questi 5 anni siano stati 5 anni importanti per tutti, ciascuno nel ruolo che ha rivestito, maggioranza, opposizione. Credo che rispetto ai primi mesi, come avevamo iniziato i lavori, siamo maturati un po' tutti, ognuno nelle sue parti magari più di debolezza, e siamo cresciuti come aula e come persone. Credo anche che se non avessimo fatto questo percorso di 5 anni, noi come Movimento 5 Stelle non saremmo arrivati a poter essere oggi comunque una forza politica che si avvia verso la piena maturità. E questo è stato grazie al mio collega Vittorio Bertola, che si candidò appunto sindaco nel 2011, e grazie a lui riuscimmo a entrare appunto con 2 consiglieri in aula. Credo che siano stati 5 anni in cui abbiamo appunto lavorato, ciascuno di noi ha cercato di portare all'interno del Consiglio Comunale, di questa istituzione, le istanze che sentiva più care in base a quello che ascoltava fuori dalla città. Io oggi, al di là del ringraziare ovviamente tutti i colleghi di aula, gli uffici, la Giunta, che ha supportato e sopportato anche in alcuni momenti la nostra attività, vorrei ringraziare soprattutto Vittorio, perché anche oggi ha voluto sostenere il Movimento 5 Stelle indicandoci la strada, e questo ci fa crescere e diventare forza di governo per Torino. Io credo che l'attività che lui abbia fatto in questi 5 anni, lo faccio a nome del Movimento 5 Stelle come consigliere, come candidato sindaco, come gruppo locale, regionale e nazionale, la sua attività sia stata fondamentale e il suo lavoro debba essere riconosciuto, e noi lo faremo. Io spero che comunque, al di là di tutto, potrà essere al nostro fianco, perché è una risorsa importante per il Movimento 5 Stelle.